La prossima e ultima partita di oggi è stata scelta dal mitico Marco Chiesa 7 e vede due nazionali, Argentina e Inghilterra, affrontarsi su PES 5. Abbiamo dunque il portierone Abbondanzieri, Ayala, Heinz, Javier Zanetti, Sorin, Mascherano, Lucio Gonzalez, Cambiasso, Riquel, Saviola, Crespo, ma io voglio cercare Batistuta perché sono un mega fan di Batistuta. E niente, non c'è Batistuta, si era già ritirato dalla nazionale, però abbiamo Coloccini, abbiamo Samuel, che è illegittimo mettere Samuel fuori, non trovate, togliamo Heinz. Abbiamo anche Diego Milito e Tevez. Milito, perché Tevez è così, è più forte di Milito? No, tanto Crespo non lo tolgo, comunque. Avete visto che formazione pazzesca che ha? Si sono affrontate, c'era l'opzione da palla effetto, su PS5 non ho ancora sbloccato nulla, ma lo faccio poi. Grazie che me l'hai ricordato, vediamo dopo la partita, vado al menu. Si sono affrontate un botto di volte i mondiali, Messico 86, Francia 98 e Corea del 2002. È vero, è vero. Messico 86 cos'era? No, non era quella, di Maradona, no. Robinson, Ferdinand, Terry, Neville, Ashley Cole, Lampard, Gerrard, Beckham, Joe Cole, Rooney e Owen. Forse era la mano dei Dios, forse la mano dei Dios. Comunque, mitico anche l'Inghilterra. Andiamo. E dicevo che è stata una bella mattina. Voi trovate anche un altro video oltre a questo, che è quello della partita di oggi, ma magari lo cancello e la pubblico come partita a sé stante, Milan-Porto. È stata tanto bella Milan-Porto di oggi. Eravamo tantissimi, poi collassata. La mano dei Dios, allora era proprio quella, me la ricordavo infatti. Mascherano. È impensabile l'idea che Dio tifi per una squadra di calcio. È impensabile. Anche perché comunque, se dovessi tifare per qualcuno, tifierebbe il Brasile. Secondo me. Here's a short one. Looking for the shot. Comunque, che bella l'idea dell'effetto della palla. Bravo Marco, mi piace l'idea. Andiamo a sbloccarlo dopo la partita. Kel, Saviola. Joe Cole. Play switches sides from one wing to the other. Lampard. Lampard. That's well cut out. Crespo. Chance for a counter then. Saviola. Possession given away. Perfetto. Lucio Gonzalez. Lucio! Grandissimo! Cavolo, come gioca l'Inghilterra, attenzione, è fuori gioco, no, non è fuori gioco. Ah, era fuori gioco, ma che cavolo, guardatelo, grazie tanto. Milito giocava ancora nel Saragossa, nel 2008 sarebbe andato il Genoa, lo so. Tevez era affermatissimo, campione, hai ragione, Olimpico 2004, hai ragione. No, ma Tevez è un signor giocatore, però io di Milito l'ho adorato. All'Inter poi è stato veramente una roba micidiale. Milito. Uno era un principe e l'altro un imperatore, che dire. C'eravamo davvero sui nomi. Gerard. Obviously he's not allowed to do that. Ok, come va qua? No card shown. Aspetta, che avevi detto che facevi. Che avevi fatto il. Dimmi un po', quali cosplay avevi fatto tu finora, Michael? Quali personaggi hai fatto il cosplay tu? Se vuoi raccontarcelo, sono più che curioso. Di scoprire quali personaggi ti sei immedesimato e hai voluto farci il cosplay. Cavolo, Luca è la sagra del cosplay, proprio la più importante, anche se io mi accontentavo di quelli visti a Milano. Perché a Milano per me è facile raggiungerla. PES 5 è più lento, molto più lento. Ah beh, il mitico Rorschach, Watchmen. Black Goku, figo come personaggio, anche lui, Spider-Man, beh, classico. Quale Spider-Man? Quale versione era di Spider-Man? La classica o quella più moderna, o l'Ultimate? Kid Omega, X-Men, lo conosco, e Agente Smith. No, bellissimo Agente Smith, cavolo, Agente Smith. Giacca e cravatta. Ci sta, ci sta.
Lo splay dell'agente Smith dice molto sulla tua capigliatura, quindi ci sta. È classicissimo, esatto. No, chi sei infortunato? No, Crespo? No, non sei infortunato, vero? Ditemi che non sei infortunato, è solo fair play. Bellissimo fair play. Bene, angolo, mi sa. Hanno fatto un errore. Hanno paura di noi. Mi state caccando sotto. Ce l'ho caccando sotto come sound. Basta che fate punto esclamativo caccando sotto e ve lo potete sentire, io non posso metterlo. Ai ai ai! Herman Crespo! Cavolo, io devo mangiare a luna, ma cavolo. È dura, eh. È dura, ragazzi. Dura. Provare il tempo. Mi sa che sta partita durerà tanto. Spero di finire nei tempi regolari, eh. Spero, con tutto il mio cuore. Owen. Attenzione Lampard, grande leggenda lui. Fuori gioco? Ma quanti fuori gioco fanno oggi? Zaccagni, no, non esiste il sound Zaccagni. Intendevo caccando sotto. Intendevo, no, Zaccagni no. Non c'è il sound. Classicissimo. Però c'è un punto esclamativo Vampeta. Se uno vuole provarlo, scopre dei segreti mitici. Zaccagni. No, Crespo si è veramente fatto male. Io ho detto, meno male che non si è fatto male. Vedete che poi porto sfiga. Non volevo che si facesse male, proprio Crespo. E mettiamo allora Tevez, dai. Ma no, Crespo si è fatto male. Mi spiace. Dovrebbe partire, proprio. Non è un sound musicale, eh. Il più grande calciatore della storia, però di Jack e Kla, punto di domanda. Ashley Cole. E quindi, assolutamente una pretesa. Che poi ho sempre detto che il mio brasiliano preferito per affetto è, rimane Kaká. Non dico sia il migliore di sempre, Kaká, però è per affetto, Kaká. E Ronaldinho, qualità pazzesche. Com'è andata la live martedì sera? Ebbene, siamo morti un paio di volte io e la Karatsinkai, perché c'erano uomini con la motosega che ci affettavano in spazi ristretti. E quindi è andata molto male da quel punto di vista, però è andata bene, vi siamo divertiti, 2 ore piacevoli, abbiamo anche fatto una mercenaria insieme, e lei il giorno dopo, cioè ieri, dice anche bello, ci siamo proprio divertiti, lo so. Gol! Poi le metterò su YouTube le partite, cioè le partite, le giocate nostre, quindi arriveranno qua. Riquelme! Grande Riquelme! Olè! È un gol, ragazzi. Mitico. Guarda che roba, Rick Elmore. Mamma mia, è superato Cole, che non è una roba facile. Cole e Terry insieme. E anche Ferdinand. Mamma mia, supera Ferdinand così. Bella. Gran gol. La prossima volta ho PES 11. Ti ho detto che non ce l'ho, è l'unico che non riesco a trovare è PES 11. Me lo chiedi sempre, ma non ce l'ho. Non posso. Ho il 10, ho il 12. Non ho il 9. Ho l'8. 11 e 9 non ne ho proprio trovati, guarda. Proverei volentieri. Tra l'altro io ho anche gli altri giochi, che non so solo PES, ho un sacco di giochi, ragazzi. Ma non avete idea di quanta roba che ho qua da provare, ragazzi. Se non facesse tutto sto caldo, partirei alle 10 e mezzo o anche alle 10, Perché io alle 10 sono già su. Però è troppo caldo. Già 2 ore ti stremano. Domani farò le 10:30. Domani ho il coraggio di iniziare prima. Domani sarà bellissima. Ma guarda, sai una cosa, lo dico per Marco, che alla fine tutti poi usano sto sound, si innamorano di questo. Nonnetta, rizzo. Il mitico sound della nonnetta è bello. Donnetta. Ma no, è carino il sound della donnetta, Alberto Sordi, eh. Non proprio l'ultimo degli ultimi, Vai, ci siamo. Riquelme, di nuovo lui, quasi. Cavolo, abbiamo sfiorato il 2-0, se facciamo il 2-0 più tranquillo.
Perché contro l'Inghilterra non puoi stare tranquillo, non puoi rilassarti, non esiste relax contro l'Inghilterra. Troppo forti. Come l'ha pronunciato male Riquelme in inglese? Riquelme! Mamma mia. Determined defense there, and it got in possession. Davids. There's the whistle to end this half. 1-0 going into the break then, Trevor. Will we see more of the same? Well, I think both teams will have to demand. Andiamo avanti. Ma tu, Marco, di solito cosa giochi di giochi? Se posso chiederti, c'è qualche videogioco su cui ti stai dedicando in questi giorni? Settimane, mesi, anni? No, anni no, non vale. Anni è troppo distante. C'è qualcosa a cui stai giocando? Ok. Michael mi diceva che stava giocando tipo Onechambara, mi sembra. Se ricordo bene. Io, a Shin Megami Tensei 5, GTA 5, che è però story mode, solo story mode. No, ha segnato l'Inghilterra, boia! Oh boia, ha segnato Michael Owen. Lo sapevo che prima o poi segnavano. Lo sapevo che prima o poi segnava l'Inghilterra, l'Angleterra, come si dice in spagnolo. I don't think either side will be happy with the draw here. I think we'll see some great attacking football now from both sides. Ultimamente gioco un po' quello che mi passa voglia, fissi non ne ho. E io sì, perché sono fissato. Village lo sto finendo di nuovo, Resident Evil Village. Oggi mi faccio il boss finale, oggi, per conto mio, Posso passare a Warcraft 3, World of Warcraft 90. Anch'io. Io ovviamente passo anche i classici, non è che mi fisso su una console. Ho anche tanta voglia di riprendere il 3DS, dire la verità. Sono rimasto male questo gol subito, ragazzi. Sarà una bella partita, davvero. Ovviamente me ne approfitto per dirvi che se non l'avete ancora fatto e volete supportare, potete lasciare un like al video. È un piccolo gesto, un gigantesco contributo, e grazie a chiunque lo faccia. Veramente grazie di cuore. La stiamo proprio godendo oggi. Sono un po' corto di voce, perché con sti sbalzi di temperatura è dura averla, però. E poi alle 13.30 ci sarà la Mega Maxi Premiere col Bari del 2001. E quella è una carriera top. Molto spesso mi diverto a creare simulazioni calcistiche. Oh, ma anche tu fai queste cose? Io pensavo di avere qualche disturbo io, perché le facevo sempre queste cose. Io mi creavo simulazioni calcistiche anch'io con Excel, cavolo. Ma le facevo anch'io queste cose, però anni fa le facevo. Facevo sempre i mondiali con i risultati ipotetici. Porco cane. Ma dipende dai cugini, facciamo sempre giochi di sport con risultati discutibili. Ma siete calmi o finisce a male parole? Come finisce? Beato te che sei cugini, veramente. Io ho un solo amico che viene a casa mia, ma abita fuori città, perciò è un po' difficile, dobbiamo organizzarci magari una volta al mese. Poi d'estate che fa anche caldo. Chiamarlo qua come chiamarlo in un forno, come dire, vieni in un forno, vabbè. Si brucia, ma mi divertivo in un botto, bastava una penna, un foglio di carta e un libro da sfogliare per i risultati, beh. Sì, esatto, ma io guarda, io avevo questa creatività, che fin da ragazzo dovevo mettere giù. Io mi facevo il quaderno ci scrivevo storie, e di solito facevo una cosa di simulazione di F1 e di calcio, dove ci facevo tutta la tabella con partite, però non ero bravo, a volte facevo degli errori, tipo ripetevo due volte le stesse squadre. Era dura fare il tabellone, era dura. Ho quegli strumenti di oggi, si può farlo facilmente. E quindi me le creavo, e mi simulavo partite, mi simulavo tutto, mi simulavo di cosa, con la Formula 1 e col calcio. Poi sono passato a creare storie, e lì è iniziata la mia passione, perché CD Romans lo uso, Leonardo, lo uso sempre, CD Romans. CD Romans è il paradiso della Bannonware, assolutamente. Un gran sito quello. Ci sono. Si dice che c'è Space 11 lì, lo vado a recuperare, ragazzi. Non si fa più in compagnia o si gioca a carte o videogiochi. Bello, veramente. Ci sta. Cugini, comunque avere i cugini è sempre una bella cosa. Ah, sono più o meno della tua età o più giovani? Perché con i cugini non esiste un'età, i fratelli sì, più o meno siete età simili, ma i cugini... Ma cosa fa? Cosa fa Bonanziere?
è ora di fare un cambio qua. Morichelm non in stato di grazia, ci mettiamo Aimar. Però Riquelme, alla fine veramente il gol l'ha fatto lui. Ormai è stanco. Più giovani, beh, allora è bellissimo. C'è anche la freschezza di giocare con ragazzi con tutta la vitalità e la vita davanti. È il top assoluto, veramente. C'è pure un francese. Ma l'hai detto del francese? Quando ci sarà lui a seguirmi dovrei dirgli je suis Jack Leone Max. Merci beaucoup. C'est la moi direct. È direct, non è sicuramente così. Bella live stamattina, grazie Leonardo, abbiamo quasi finito. Cancello poi la parte 1 e ci metto Milan-Porto a parte. Milan-Porto a parte. Perché se dico Milan-Porto a parte suona molto bene. Certo, non ci si confonde. Mascherano. C'era la canzone di Litfiba, io ti conosco Mascherano, no, non diceva quello, cioè Mascherina. Dai, che dobbiamo vincere. Io sto tifando per segnare entro il 90esimo, non voglio fare supplementari, assolutamente. Milan Porto a parte, sì, l'ho detto, è assurdo come si pronuncia. Mannaggia. Fortissimo Mascherano Liverpool, è vero, è vero. Sì, a Liverpool fu una vera leggenda. Se non sbaglio è stato nelle partite della leggenda, quando c'è stato Liverpool-Ajax leggende, qualche un mese fa o due mesi fa che era. Se non sbaglio Mascherano. Chiesa ride. Oh, vabbè, ma un po' di francese, da qualche base la conosco. Almeno se uno mi scrive in francese ci capisco. Se mi scrive, ci abbiamo il buon Cedric che capisce il francese. Poi dovrebbe essere Cedric, non Cedric, però. Vabbè. Lampard. Owen. Now they could swing one in from here. And he hit. Bel tiro. That's wide. Couldn't get the accuracy. Si dispera. A goal would really have turned this game round, Trevor. Finirà 0-0 come al solito. It just got to be more accurate. Ti auguro un buon pranzo, grazie, io sarò ancora in premiere poi alle 13.30, infatti sarà un pranzo breve, devo farmi frettissima, ma sta partita la voglio finire, non è che sospendo una partita, ci mancherebbe altro. Poi una partitina, quanto può ancora durare sta partita? 15, 20, 30 minuti di gioco, male che vada con rigori. La maglia di Abbondanzieri e nome Pato. Perché? Perché? Perché Abbondanzieri si mise Pato sulla maglia? So che Pato significa anatra in spagnolo. Ma certo che i portieri veramente si fanno delle maglie pazzesche a volte. Quella di Campos del Messico era fantastica. Ma che schifo di punizione come al solito. Non le so proprio tirare queste punizioni, mi hanno anche dato dei consigli nei commenti, ma li seguo di seguirli, ma non li seguo lo stesso. Cioè li seguo, ma non funziona. Gary Neville. Beckham. Lampard. The goalkeeper didn't hang back there. Va bene, ci vediamo su Telegram, certamente, Leonardo. Io tanto finisco la partitina. E poi mi preparo per la premiere, perché ci sarà già gente che si connette di là. Ma non sanno che sono in live. Se c'è qualcuno che può scrivere in Premiere Jack è in live, fra un po' arriva, mi fa un grande piacere. Io non posso, ovviamente. Profumo di rigori, lo so, ma spero di no, guarda. Perché proprio quando c'è l'una devono arrivare i rigori, vero? E io devo andare d'urgenza di là. Tevez. Aimar. Cambiaso. Ma che ce la fa Cambiaso, dai? Ma no, sto cross! Ma cos'è sto cross? Dai che ci siamo. Rooney. Joe Cole. Saviola. Ma cos'è? Ok, ci siamo. Tevez. Voglio credere in lui. Ci ho voluto credere. Fuori gioco? Era palese che era fuori gioco. Vabbè, togliamo Saviola e ci mettiamo un Milito, dai. Vogliamo crederci.
In realtà volevo credere Milito fin dall'inizio, però. Ok, 11:30, dai. Il tempo c'è. Ferdinand. Gary Neville. Beckham. Speriamo, ragazzi, speriamo. Joe Cole. Ho bisogno di segnare qua. Gerard. Lampard. Vediamo un po', Lampard. Cavolo, quel gol di Owen ci ha spazzato, si è spiazzato. C'è a dire che anche l'Inghilterra merita, però secondo me stiamo facendo di più noi. Leggermente di più. È giocata meglio, ma è difficile segnare. Non ci hanno mai creduto, manco in Argentina. Quando poi è esploso all'Inter c'erano già Messi, Di Maria e Higuaín davanti a lui, è vero. Cavolo, Angel Di Maria. Mannaggia, che giocatore Angel Di Maria. Sì, sì, è bravissimo, è vero. È Di Maria... Eh beh, Higuaín si commenta da solo, ma Di Maria, bravissimo ancora lui. Poi è andato all'Inter anche Di Maria, no? Di davanti. A me aveva salvato che l'avevo preso al Milan su FIFA 23. Mi ha salvato la stagione. Pazzesco Di Maria al Milan. Ha salvato. No, la Juve per un solo... Ah, giusto, la Juve non, giusto, la Juve non all'Inter, vero, vero. Era la Juve, non la Inter, hai ragione. Per un solo anno. Io l'ho preso dalla Juve, infatti, Di Maria. Hai ragione. Vai, ci siamo. Dai, è l'occasione, dai, segnalo, cavolo. Abbiamo Milito. Quando il principe si impegna. Si è fatto un anno di... mezzo anno di vacanza e dovremmo neanche Qatar. Eh sì, eh sì. Terry. Certamente, ha fatto bene. Anche se secondo me bisogna fare tanta preparazione atletica per arrivare in forma fisica giusta. Perciò giocare ti fa più bene che male. Più giochi e più ti prepari. Ma io chi la passo che non c'è nessuno? Sono stanchi morti. Dai, entra King al posto di Neville. Ok. E sono rigori anche oggi, ormai, è inevitabile. Ha fatto fallo. Dai, andiamo, su. E so già che c'è il coro, noi vogliamo i calci di rigore, ma non lo volevo io. È andato così. Andrew Johnson. King. Che impossibile, non c'è Harry Kane. Ho capito Kane, ma non l'ha detto Kane. Tevez che butta giù Terry non è credibile. Lo so, è un bel bestione. Terry infortunato, che sfortuna per lui. Vabbè, tanto siamo in rigore. Gol? No, me l'ha parata. Tevez è andata male per lui. Boia, glielo parata Owen, siamo 1-0-0, dai. Diego Milito, dai. Ma non l'ho tirata lì. Che ti devo dire? Ora tocca a Rooney. L'ho intuita, ma non è bastato. 19 anni aveva Rooney. Aymar. Ma porco cane! Aymar. Ai ai ai. Joe Cole. Me la tira in centrale. Cambiasso. Non l'ho tirata lì, però facciamo finta di sì. Belli Beckham. Sì, ma è entrata lo stesso. Che bomba. Dobbiamo segnare, altrimenti siamo fuori. Lucio Gonzalez. Bello. Certo, faccia da esperto, è vero, ho iniziato con 16 anni. Era già un campione a 16 anni, forse già 15. Gerrard, dai che dobbiamo parargliela. Mi butto di qui, no. Ha vinto l'Inghilterra alla fine, ci hanno fatto la rimontona. Peccato, ragazzi, sta molto bella, ma è finita male. Colgo l'occasione per ringraziarvi per la compagnia, per l'affetto, per tutte le cose passate insieme. Ovviamente ci vediamo in Premier.